Ecco, volevo ricordarvi un pochino da dove siamo partiti. Siamo partiti dal momento in cui Dio ha permesso al popolo di Israele di farsi un re, e da lì in poi c'è stato Saulo, poi c'è stato Davide, c'è stato Salomone, il regno si è diviso da metà, abbiamo seguito i due regni, quello di Israele e quello di Giuda, abbiamo visto che il regno di Israele finisce molto presto, dopo 259 anni, l'altro invece durerà di più, il regno di Giuda, e abbiamo inseguito poi tutti i re, la successione dei re, la cronologia dei re, fino ad arrivare agli ultimi re, e stiamo considerando gli ultimi re, fino a vedere come cadde Gerusalemme. Abbiamo considerato la storia come soggetto importante della nostra fede, perché attraverso la storia noi siamo riusciti a capire come si realizza il progetto di Dio e come le profezie vanno in porto. Oggi entreremo nei meriti proprio degli ultimi giorni di Giuda, quindi di Gerusalemme, nella distruzione, e sarà la parte finale. Considereremo soltanto come parte finale del perché non possiamo accettare la data del 500. Del 607 come la data di distruzione di Gerusalemme, come ci vogliono far credere da parte dell'autore di Guardia. Chi è stato l'autore della distruzione di Gerusalemme? Nabucodonosor. No? Nabucodonosor è stato quello che già prima di diventare re ha procurato le prime deportazioni e ha procurato proprio la distruzione completa di Gerusalemme e del Tempio di Gerusalemme. E attraverso quella cronologia noi possiamo definire quando inizia a regnare Nabucodonosor. Attraverso Geremia 25 versetto 1 l'abbiamo già considerato, la parola fu rivolta a Geremia riguardo tutto il popolo di Giuda, e dice: nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, ed era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Questo quarto anno di Joachim, che guarda caso che la scrittura perché pone l'accento sul fatto che era il primo anno di Nabucodonosor? A me tante volte mi meraviglia la precisione con la quale la scrittura ti dice il giorno e ti dice l'anno e ti dice il mese. Perché lo Spirito Santo è così e insiste su questi argomenti? Vuol dire che noi siamo costretti un po' a farci conti per verificare le cose? Questo era un punto interrogativo che io mi sono sempre posto, perché delle volte lascio andare le cose, delle volte è così preciso, così puntuale, che noi cerchiamo il perché insiste tanto su questo argomento. Lo vedremo poi riportato. Qualcuno si ricordi che il quarto anno di Joachim era il primo anno di Nabucodonosor, perché questo ci consente di mettere in linea i due regni. Vi ricordate che abbiamo messo in linea con questa scrittura? E quando finisce il suo regno, la scrittura ci consente, attraverso il secondo re 25-27, pensate, una scrittura che ci parla di Joachim. Vi ricordate che Joachim era quello che le tavolette in archeologia, c'erano le tavolette che dicevano che ogni giorno gli davano da mangiare per lui e per 8 persone? E questo ti dice che è durato 37 anni la sua prigionia a Babilonia, e che poi quando finisce e muore Nabucodonosor, si subentra Evil-Merodach, che è il re successivo di Babilonia, e lo mette in libertà, lo fa diventare addirittura secondo nel suo regno, una persona importante. Quindi attraverso secondo re 25-27 noi riusciamo a fare i calcoletti e vedere quanto dura il suo regno. Queste due scritture ce le ricordiamo, in maniera che poi quando vedremo i due regni e ragioneremo su questa cronologia, vediamo dove si posizionano gli eventi che stanno succedendo, perché rincorreremo alcuni eventi questa sera. Queste due scritture ci consentono quindi di mettere in fase il regno di Nabucodonosor con il regno di Giuda. Quanto dura il regno di Nabucodonosor? Sempre con quella scrittura dei 37 anni di Joachim, noi riusciamo a fare dei conti e vedere la durata del regno. La durata che dava l'archeologia era intorno a 43 anni, a noi risultano 44 anni e 3 mesi, siamo andati addirittura nel 45° anno, attraverso secondo re 25-27.
In Geremia 25,3, chi ci legge Geremia 25,3? Ci va a fare anche la prova se il calcolo è corretto. Quindi, se noi abbiamo fatto bene questa comparazione dei regni, tutte le scritture devono combaciare, cioè quello che dice una scrittura deve essere avallata anche dall'altra scrittura. Così come secondo Re 25,27 ci dice quanto dura la prigionia di Ioiachim e quindi quanto dura il regno di Nabucodonosor, anche attraverso quest'altra scrittura, Geremia 25,3, noi riusciamo a fare lo stesso calcolo e arriviamo esattamente alla stessa deduzione. Questo ci sta a indicare che la scrittura è ispirata da Dio. Quando uno si fa questi calcoli e gli tornano e le due cose sono perfettamente in linea, due autori diversi, secondo Re 25 e Geremia, che parlano in due periodi diversi e ci dicono la medesima cosa, non credo che si siano messi d'accordo. Non dire che l'otto è uno, dimmi. Geremia 25, versetto 3. Dal tredicesimo anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, sino ad oggi sono già 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che io vi ho parlato di continuo, fin dal mattino, ma voi non mi avete dato ascolto. Allora, qui ci sta, Geremia sta dicendo da quale momento la parola di Dio gli è stata rivolta e facendo i conteggi, praticamente quando è che ha ricevuto Geremia le prime indicazioni da Dio di portare avanti le profezie, di dire quali sono le cose che succederanno? E, lo ripeterò all'inizio? Dal tredicesimo anno di Giosia, quindi se noi ci ricordiamo quali erano lo sviluppo, questo è Iagas, Osea, non questa più avanti. Allora, dovremmo vedere tutti quanti i re. Comunque, praticamente da Giosia vi ricordate, Giosia è un re che governa per 31 anni, poi dopo Giosia ci sono i tre figli di Giosia e ciascuno di questi saliranno sul trono, uno per 3 mesi, ed era Ioiachin, un altro era per 11 anni e l'altro ancora era Sedechia, per 11 anni ancora. E quindi ci rimangono praticamente 18 anni, abbiamo detto che erano l'undicesimo anno di Giosia, Giosia ha 31 anni di governo, ritorniamo ancora al discorso allora, Giosia 31 anni, dall'undicesimo anno al 31 anno sono 18 anni, più 3 mesi di Ioacas che segue al trono, più 4 anni di Ioiachim, uguale a 22 anni e 3 mesi. Siamo entrati nel 23 anno di ispirazione di Geremia, quando Nabucodonosor inizia a regnare. Quindi non soltanto noi abbiamo la possibilità di stabilirlo attraverso secondo Re 25, ma possiamo fare pure la prova del 9 attraverso questa scrittura e possiamo essere certi che i due regni sono in fase, tutti e due hanno detto la medesima cosa e possiamo andare avanti convinti che le cose stanno veramente così, perché non si possono essere messi d'accordo su quello che hanno detto e la parola di Dio si è affermata ed è giusto quello che dice, mettendola alla prova anche facendo la prova del 9, diciamo, dal punto di vista matematico. Adesso rivediamo tutte le cose che ci siamo detti. Ioiachim, figlio di Giosia, regna 11 anni. Il suo vero nome è Eliachim. Il terzo anno di Ioiachim inizia l'assedio di Gerusalemme, lo dice Daniele capitolo 1, versetti da 1 a 7. Ed è la prima deportazione, ricordiamoci, la prima deportazione dei nobili, a cui partecipa anche Daniele.
Quindi Daniele viene deportato nel terzo anno di Joachim e si legge da Daniele 1, versetti da 1 a 7. Vuoi leggere Daniele 1, versetti da 1 a 7? Noi salteremo da un libro a un altro e guardate, mettendo insieme tutti i vari libri e facendo, puntualizzando ogni cosa, estraendo ogni cosa, ci deve ricordare tutto matematicamente. Daniele al capitolo 1, versetti da 1 a 7, la prima termotazione da cui c'è Daniele. È importante leggerlo perché Daniele stesso capirà come si svilupperà e come si affermerà la profezia di Geremia. Ma capirà lui. Daniele, dal capitolo 1 fino al 7. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e dice nella casa del tesoro del suo Dio. Il re dice ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli dei figli di Israele, di stirpe reale, o di famiglia. Dovevano essere ragazzi senza difetti, fisici, dell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano i figli di Giuda, Daniele, Anania, Misaele e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi: a Daniele Codonone Baltazar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abed Nego. Avete visto? Lo fissa questo evento, lo fissa al terzo anno di Joachim, e io qui l'ho messo, è l'inizio dell'assedio di Gerusalemme. Vedete che per quanto riguarda il regno di Nabucodonosor non era ancora iniziato. Infatti, quando inizia la conquista di Giuda, Nabucodonosor non era ancora re, diventa re l'anno successivo. Quando c'è la prima deportazione, lui non era ancora re. Perché poi, in Geremia 25, versetti da 1 a 3, dice che il quarto anno di Joachim è il primo anno di Nabucodonosor. Vedete, i regni sono stati messi in fase. Poi andiamo ancora avanti. C'è la deportazione di cui abbiamo già parlato, del 3023 giudei, il decimo anno di Joachim. Poi la deportazione di 18.000 persone, incluso Joachim, che è il figlio di Joachim, secondo re 24, da 12 a 16, e poi Joachim, figlio di Joachim, regna per 3 mesi, e più precisamente per 3 mesi e 10 giorni, è molto precisa la scrittura, secondo Cronache 36,9, poi è deportato anche lui, verrà ucciso come aveva detto Geremia. Che volevo dire? Guardate i due regni, no? Che sono stati messi in fase. Joachim regna per 11 anni, come dice secondo re 23-36, e qui è il primo anno di Nabucodonosor, e qui andiamo di pari passo, l'undicesimo anno, quindi quando finisce il regno di Joachim, e Nabucodonosor era all'ottavo anno del suo regno. Una volta che viene deposto poi Joachim lo stesso, subentra Sedechia, che era lo zio, era figlio di Giosia, Sedechia, e gli cambia il nome. Abbiamo fatto già questa discussione, vi ricordate il cambiamento del nome, del perché si cambiava il nome. Quindi il primo anno di Sedechia corrisponde al nono anno di Nabucodonosor, e così andiamo avanti, sviluppando i due regni. E dice che Sedechia, figlio di Giosia, regna 11 anni col nome di Mattania, e il primo anno di Sedechia corrisponde al nono anno di Nabucodonosor. Così, andando avanti, sviluppando le sue cronologie, vediamo come si distribuiscono gli eventi di cui parla la scrittura. E al nono anno di Sedechia, il giorno 10 del mese, Nabucodonosor inizia l'assedio.
deporta il decimo anno 432 giudei, e la scrittura dice che il decimo anno di Sedechia è uguale al diciottesimo anno di Nabucodonosor, lo dice Geremia 32 versetto 1. Guarda che precisione che dice, e così ci ritroviamo, guardate, nello sviluppo dei due regni, delle due cronologie, ci ritroviamo perfettamente in fase. Questo sta a dimostrare che non c'è errore nella scrittura, sta a dimostrare che, vuoi leggere Geremia 32 versetto 1? Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nabucodonosor. Allora vedete che il decimo di Sedechia corrisponde al diciottesimo di Nabucodonosor. Quindi i due regni sono perfettamente in fase. Quanti libri abbiamo presi fino adesso? Daniele, Geremia, Secondo Cronache, Secondo Re, ma non vi dice questo che c'è un unico autore che ispira queste persone? Non ci dice questo che veramente la scrittura è ispirata da Dio quando uno scrive per un conto, un altro per un altro conto e ti dicono la medesima cosa? Dimmi. È un pazzo, c'è da mettere in linea soltanto, però poi le cose ci tornano bene. L'undicesimo anno di Sedechia, che è l'anno finale, perché dice che regna 11 anni, dice esattamente il nono giorno del quarto mese, guardate quanto è precisa, no? L'apertura di una breccia nelle mura della città, e il settimo giorno del quinto mese, questo è il generale di Nebuzzaradan, brucia e distrugge la città e deporta i superstiti, lasciando alcuni dei più poveri. Adesso vediamo la distruzione completa e la desolazione. Sono date che sono la stessa data, dello stesso evento, come ci può far credere magari la torre di guardia? Secondo me no, perché il primo anno di distruzione di Gerusalemme è il settimo giorno del quinto mese, più sette mesi è un anno, quindi è il ventesimo anno di Nabucodonosor. Guardate l'ultima rivoltazione, l'avevamo vista, era 745 anime, di cui parla Geremia 52:30, ed è il ventiduesimo anno di Nabucodonosor. Quindi, quando parliamo di desolazione, è un discorso. Quando parliamo della fine della distruzione di Gerusalemme, la fine del regno di Giuda, sono due date che differiscono di quattro anni. Quando invece la società, magari, come fa la torre di guardia, le mette insieme, compie un errore di quattro anni. Questo è il primo aspetto. Poi per continuare a 5, 6, 7, 8, fino a 25, ho saltato da 5 a 25, se no ci mettiamo ad allungare la linea e non vi centrava tutto, diciamo. Il 25esimo anno, che è la fine del regno di Nabucodonosor, corrisponde, è entrato nel 45esimo anno. Quindi qui finisce il regno di Nabucodonosor. E qui sta una cosa molto interessante. Siamo in grado di rispondere alla domanda che ci siamo posti. La completa desolazione del paese di Giuda non avviene al momento della distruzione della città, bensì avviene dopo quattro anni. La prigionia di Joachim finisce il 45esimo anno di Nabucodonosor, vale a dire 26 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, sempre attraverso quei conteggi. Per onestà, ci dobbiamo fermare qui, in quanto la scrittura non ci dice la durata del regno di Evil-Merodach. E allora? Se non riusciamo più ad andare avanti con la cronologia attraverso la Bibbia, che ne è della nostra fede? Se noi non riusciamo a dare una risposta attraverso la storia, no? E la Bibbia non ci consente più di andare avanti con questa precisione che avevo fino adesso, che cosa pensiamo? Riguardo a Evil-Merodach, la Bibbia parla di notizie riguardo a questo re, ne parla in due circostanze dicendo la medesima cosa. Sia in Secondo Re 25, da 27 a 30, sia in Geremia 52, da 31 a 34, dice la medesima cosa.
ma lo stesso comincia a regnare, libera dalla prigionia Ioachin e lo nomina come re più alto di quelli degli altri re che erano con lui a Babilonia. Non c'è nessun accenno circa la durata del suo regno, che storicamente dura 2 anni, l'abbiamo visto dalla lista di Uruk e dal canone di Tolomeo. Quindi il canone di Tolomeo e la lista di Uruk ci dice dura 2 anni, ma la Bibbia non ne parla. E allora? La Bibbia non ci dice la durata del regno di Abimelech. Se la storia biblica non ci viene in aiuto, che ne è della nostra fede? Che utilità hanno tutti questi schemi? Dice, fratello, tu ti sei scervellato, hai fatto tutti questi conteggi, no? Se è stato così, anche io un pochino esasperato in queste cose, perché mi sei messo a fare tutte queste ricerche, hai preso un libro, quell'altro, hai messo insieme, cercato di fare i conticini, eccetera, ma che ti serve? Per riabbattere la parola di Dio, qual è stato il risultato? A che ti servono tutti questi schemi? La Bibbia non è un libro storico. La Bibbia non è un libro storico, ma quando la Bibbia non parla, che valore gli diamo? Questo è un cruccio che ce l'ha Gilberto. Se la Bibbia non parla... Sotto un altro aspetto. Vabbè, io cerco di rispondere a questa domanda, perché è la fine della nostra fede. Quando uno non ha più questi conteggi, che ti sei messo a fare questi lavori che non servono a niente. A chi serviva? La mancanza della cronologia può essere una risposta alla nostra fede, secondo voi? Cioè, se la Bibbia non ne parla più, hai fatto tutti questi conteggi, la Bibbia in alcuni casi è così precisa, giorno, mese, anno, accavallamento, confronto, eccetera, poi a un certo punto ti molla. E la storia non ti dà, cioè tu la fede dice io ho visto storicamente che ogni cosa si è verificata così, poi a un certo punto mi molla, e che faccio? Rimango così, tutto lavoro inutile. Non dice la Bibbia che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono? Come interpretate voi questa scrittura? La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Ci avete mai riflettuto? La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Cioè, se qui non si vedono bene i conteggi, no? Io l'ho applicato in questo caso. Se i conteggi non mi sono più consentiti perché non mi dice Edil Merodach a quanto tempo ha governato, no? La storia si è forse fermata? La storia è andata avanti, è successo qualcosa. E allora dobbiamo vedere che cosa sta succedendo. È dimostrazione di cose che non si vedono. Se la storia è andata avanti, perché poi effettivamente le cose sono avvenute, no? E si sono verificate poi le profezie, anche se la Bibbia non ne parla, quale appiglio ha la mia fede? Come faccio ancora a credere che queste cose... Come faccio ancora ad avere fede se queste cose non ne vedo la dimostrazione? Ma dice però che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Una cronologia degli eventi c'è perché le cose si sono verificate, ma non le vediamo scritte nella Bibbia. Ma nel silenzio la parola di Dio è confermata. Strano, nel silenzio, pur non parlando, la Bibbia è confermata la parola di Dio. Perché se noi fossimo stati attenti alle profezie, avremmo trovato un appiglio per la nostra fede. Come? Geremia 25. Vuoi leggere Geremia 25 da 8 a 11? Poi la troveremo scritta tutta la profezia di Geremia perché ci interessa. Ma che cosa dice Geremia 25 da 8 a 11? Perciò così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole. Ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore, e manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e lo farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti, e contro tutte le nazioni circostanti. Li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perenne. Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido di esultanza.
Il canto dello sposo è il canto della sposa, il rumore della macina è la luce della lampada. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Amen. Cioè, vedete, nell'ambito di questa profezia ti dice che saranno 70 anni di desolazione e di assoggettamento del popolo di Israele al re di Babilonia, ma ti dice pure che io farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo, il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Si interromperà tutto completamente. Se invece noi avessimo avuto una continuità nella storia a Gerusalemme, che cosa avremmo pensato noi di questa profezia? E invece si interrompe così come l'ha detto il Signore. No, noi andiamo cercando una risposta da parte della storia e qui ci risponde Dio dicendo che io ti faccio cessare tutto, e se non l'avesse fatto cessare tutto quanto, che non sarebbe stato della mia fede? Sarebbe esattamente il contrario, non ci avrei creduto, perché se continuava ancora a dirti come si sviluppavano gli eventi e l'avresti inseguiti e continuamente andavi alla ricerca attraverso la storia di quello che è il conteggio matematico, invece dice qui io farò cessare tutto, e qui fa cessare tutto, non si sa più niente. Quindi c'è un appiglio alla mia fede quando il Dio parla, basta cercare bene nella profezia quello che Dio dice, in maniera che poi andiamo a vedere lo sviluppo dei fatti attraverso quello che lui dice. Quindi dal punto di vista storico non ho risposta, ma ho una risposta da parte di Dio. C'era qualche intervento? Non si ha da inquiriti, perché non c'è niente di particolare. No, quindi quando tu parli del fatto che se la Bibbia non mi dà una data, così dove finisce la Bibbia, per fortuna Dio ha voluto che basassimo la nostra fede sulla venuta di Gesù Cristo, cioè sui tempi che sono venuti, sono andati avanti, cioè su cose ben più salde e importanti. Cioè, non ci dice quando io mi sono battezzato, nessuno mi ha detto tu credi che nell'anno in cui è stato distrutta Gerusalemme, non mi importa, cioè per me ci posso aver detto che non mi importa. Non mi importa. A me è sì, perché la mia fede l'ho basata su una cosa molto più salda e più importante. Ti ricordi che alla base di tutta questa discussione c'è una promessa fatta a Davide? Ti ricordi che ne abbiamo parlato durante lo studio? Che quella, il regno non si allontanerà da Giuda e da Davide a un figlio? E se non fosse successo così, tu che avresti pensato di quella profezia, se non avessi avuto una conferma? E se tu non ti fossi rivolta a questi eventi, quale risposta avresti avuto a quella profezia? Capisci? Allora sì, sono d'accordo con te, perché io vedo le cose che mi sono vicine, ma queste cose ti parlano di Dio alla stessa maniera di come ti sta parlando adesso la fede attraverso Gesù Cristo, perché qui sono alla base dell'avvento di Gesù Cristo. Se tu non avessi avuto una conferma che le cose si sono verificate esattamente così come dice Dio, tu la tua fede l'avresti fondata soltanto su alcune cose, non su tutte le cose che si sono verificate. Queste sono cose, come si dice, laterali, che uno poi conosce man mano. La base fondamentale per un cristiano appena battezzato sono ben altre, queste che vengono man mano e che col tempo. Questi sono studi un po' particolari, sì. Con studi, col tempo. Però dice che le cose scritte per il passato sono scritte per il nostro ammaestramento, sì. Che attraverso la scrittura. Ammaestramento, che viene ammaestramento. Sì, dimmi. Non ho capito bene io. Tu dici che non c'è cronologia, in effetti, cioè Geremia 25, 8, 11, adesso io ho il piacere di leggere, faccio il lettore. In effetti ha trovato nei libri storici conferma. Diciamo che la tua dimostrazione porta a far vedere che c'è questa. E che quegli anni, gli avvenimenti sono successivi a questa profezia, quindi c'è stato, quindi io sto a cosa sì. Viene il fatto che dici che non c'è risposta, c'è stata una leggendola, certo non è una cosa che uno può essere alla portata di tutti, questo tipo di posso dire, di rappresentazione storico, storico, archeologico, matematica. Il Signore lo sa che tutti non hanno
diciamo, le potenzialità, non c'è questo termine per cogliere questa, però c'è stata, quindi non insegnando più le cose dal punto di vista cronologico, ma le insegnando attraverso la fede nella parola di Dio. Però c'è stato, capito? Cioè, Geremia e gli libri storici si rincorrono, no? E quindi c'è stato. Sappiamo che Geremia ha comunque profetizzato prima, e quindi c'è stato un avvenimento. Quindi certo, bisogna conoscere anche la storia. Certo. È vero. Forse a livello di tutti. Comunque, se vuoi seguire bene la vita di Geremia, segui queste cronologie, metti gli eventi, Geremia li fa mettere proprio nel punto giusto, quando lui parla per bocca del Signore, quello che lui poi prova, e quando dice la cosa brucia nelle mie ossa perché devo parlare, questo fuoco ardente che ho dentro, eccetera, e vedi tutto quello che gli capita, quando lui parla alle persone, quando parla ai re, quando parla ai falsi profeti, eccetera, e diventa proprio entrare nella storia e capire quest'uomo per adempiere la volontà di Dio, quello che passa nella sua vita. E allora tu ti immedesimi nel caso e lo vivi insieme a lui. E questo è ben diverso da leggere superficialmente quello che tu ti metti lì, leggi tutta la storiella, buttato nel pozzo, buttato in galera, minacciato di morte, combatte contro i falsi profeti. Ma invece vivendolo nella cronologia storica, mettendogli i vari eventi nella posizione giusta, vedi come la parola di Dio è veramente una parola che fa divertimento. Però ci sono dei libri storici dentro, quindi è un po' automatico. Abbiamo detto all'inizio. Servono. Certo. Non servono. La storia serve, però. È anche un libro storico. È anche un libro storico. No, anche Atti degli Apostoli, in fondo, è storico. Sono qua delle cose storiche vere, questa legge. Certo. Cioè, è chiaro, tutto, e poi c'è anche altri apostoli. Sì, diciamo, abbiamo ancora come in quegli anni si accettavano di ogni cosa, e come ha detto l'apostolo Paolo, di accettarsi di ogni cosa, sì, uno può avere fede in Cristo, però queste cose, se erano sbagliate, uno magari andava a vedere, perché c'è sempre chi va a vedere ogni piccola cosa, no? Uno gli basta solamente magari Cristo, come c'è scritto in Vangelo, però gli va a vedere se ci sono delle cose sbagliate, mette un dubbio la fede. Certo. Invece, vedendo che sono corrette e precise, rafforzano la fede, specialmente di quelle persone che sono pignole, perché le persone pignole stanno, Tommaso, lo vediamo quanto è pignolo, è dovuto andare a toccare, a toccare addirittura la mia, cioè, che c'era? È così. Che c'era? Io volevo, volevo dire che Anna sta facendo un discorso forse per una persona che si avvicina al Signore, però si avvicina da un passato praticamente vergine, perché è chiaro che il messaggio del Signore è quello, però per chi proviene da una storia dove è stato ingannato, perché cioè, questo qui è la dimostrazione che tu sei stato ingannato, quindi di non aver quindi ci sono dei fatti nella Bibbia che ti aiutano a capire, a convincerti che l'uomo è menzognero, insomma, questo qui è un passo importante, che poi tu attraverso alcuni, no, guarda, quelle, se tu prendi il testimone di Geo, la stragrande maggioranza sono tutti Allora cade il silenzio, ma la storia continua. Continua a Babilonia, in quelle nazioni in cui il popolo di Dio è disperso. Daniele, Ezechiele, Esdra, tutti questi libri, se li andiamo a leggere, ci fanno capire come la storia continua, anche se è distrutta Gerusalemme, il popolo è deportato, loro continuano a vivere e a fare storia. Dio continua a parlare attraverso i profeti, non lascia abbandonato il popolo, non lascia la deriva. E questo ci dice che il Signore non ci abbandonerà mai. Nonostante le nostre colpe, il Signore continuerà a mantenere i propri figlioli. Lui è misericordioso continuamente e cerca di riportare sempre a sé le persone, quelle che credono in Lui.
e mette nei cuori dei suoi figlioli la nostalgia e la speranza di un ritorno in patria. Come fa Dio a riattirare a sé questo suo popolo? Come fa a riacquistarlo? Come fa a fargli sentire la nostalgia della patria? Stanno lontani dalla patria, no? Sono profeti. Cercano di capire le scritture come stanno, quando ci ritorneremo. E questa nostalgia che loro sentono, c'è un salmo molto bello, se qualcuno me lo prende, il salmo 137, è un salmo che ci dice esattamente qual è la vita che loro stavano passando e come Dio muove anche la sensibilità di questi suoi figlioli che sono fuori e che piano piano li sta riportando a sé, li sta riacquistando. Questo è un salmo che è molto bello perché ti fa capire qual era la vita del deportato e come loro a un certo punto stavano lì per soddisfare le esigenze di un popolo che li aveva conquistati, ma Dio se li sta riavvicinando piano piano. Il Salmo 137. Chi legge? Vuoi passare a qualcun altro? Io mi lettore dei Salmi. No, già là presso i fiumi di Babilonia sedevano e piangevano ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevano appeso le nostre celle. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. Come potremo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico Gerusalemme, sì, paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela, fin dalle fondamenta. Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Micidiale. Cioè, come si arriva a fare un salmo di questo genere? Pensate alla nostalgia, ma pensate anche che si sta facendo una profezia di come finirà anche Babilonia, e finirà in maniera veramente tragica. Bambini sbattuti contro la roccia, si è verificato questo, eh? Quindi pensate che questo può essere un iperbole, no? Sono cose che si sono verificate alla fine di Babilonia. Ma pensate questi deportati che devono cantare per forza le lodi a Gerusalemme, no? E però stanno in terra straniera e si stanno ricordando di Dio, si stanno ricordando di Gerusalemme e Dio piano piano li sta riconquistando attraverso questa nostalgia, questi sentimenti che nascono. Perché come fai a tornare a Dio? Io mi ricordo che quando Franca è uscita dai testimoni di Genova, io pure mi sono allontanato da loro, e scusatemi se torno sempre sull'argomento testimoni di Genova, è la nostra vita, quindi la nostra testimonianza. Tutto volevamo fare, tranne che abbandonare Dio. Sì, per un po' siamo stati senza frequentare chiese, però alla fine ci siamo decisi perché sentivamo la mancanza di Dio. Quindi è Dio che riacquista i propri figlioli e li porta a sé, e ci siamo rimessi alla ricerca di nuovo. Questa è la maniera che ha Dio per ricondurre a sé i propri figlioli, quando questi sbagliano e vengono, in un certo senso, mazzolati. E Dio cerca di riportarli a sé, sperimentando, facendogli sperimentare le cose peggiori, ma tutto ha un fine nella storia di Dio, è quella di riacquistare i propri figlioli, perché Dio vuole, ed è un Dio geloso, e vuole i suoi figlioli soltanto per lui. Che utilità, ritorniamo a quest'altra domanda, che utilità hanno tutti questi schemi? Avendo queste cronologie presenti, potete collocare gli eventi al punto giusto, calandoli nella storia, viverla. Ho riletto il libro di Geremia, ad esempio, e l'ho seguito passo passo nei suoi racconti. Lui colloca gli eventi della sua vita, le sue profezie nella storia, e fa vedere come Dio avvisa continuamente il suo popolo con molto anticipo e come questo poi si avverano. Se voi leggete Geremia 21 da 1 in poi, 25 da 1 in poi,
e così via. È molto bello anche il fatto del falso profeta Anania, perché non è che siamo soltanto i veri profeti, no? Cioè, quando nel popolo di Giuda, ma c'erano anche falsi profeti, quello che succede anche oggi, la vita di tutti i giorni. Ti capita un buon profeta che ti dice veramente la parola di Dio, ma ce ne sta un altro che ti dice esattamente l'opposto. Chi è che mi legge un attimo Geremia 28, da 1 a 16? Guardate a che cosa va incontro, no? È uno che sta in mezzo e vede uno che ragiona a questa maniera e ti dice: questa è la parola di Dio. E Geremia dice: no, quest'altra è la parola di Dio, ma tu come ti comporti? Come ti comporti in questo caso? Come fai a stabilire se una cosa è giusta o sbagliata? No? Come fai oggi a sapere che religione devo seguire? Questo è il vero problema. Geremia 28, da 1 a 16. In quello stesso anno, al principio del regno di Sedechia, re di Giuda, l'anno quarto, il quinto mese, Anania, figlio di Azzur, profeta, nativo di Davaon, mi parlò nella casa del Signore, in presenza dei sacerdoti di tutto il popolo di Israele. In presenza di tutti, di fatto. Così parla il Signore degli eserciti di Israele: io spezzo il giogo del re di Babilonia. Entro due anni, io farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa del Signore, che Nabucodonosor, re di Babilonia, ha tolti da questo luogo e ha portato a Babilonia. Ricondurrò in questo luogo, dice il Signore, Ieconia, figlio di Joachim, re di Giuda, e tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, perché spezzerò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania in presenza dei sacerdoti e in presenza di tutto il popolo che si trova nella casa del Signore. Il profeta Geremia disse: Amen, così faccia il Signore. Il Signore manda del petto ciò che tu hai profetizzato, faccio tornare da Babilonia in questo luogo, della casa del Signore, e tutti quelli che sono stati condotti in esilio. Però ascolta ora questa parola che io pronuncio in presenza tua e in presenza di tutto il popolo. I profeti che apparvero prima di me, prima di te, fin dai tempi antichi, profetarono contro molti paesi e contro grandi regni, la guerra, la fame e la peste. Quanto al profeta che profetizza la pace, una volta che si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come uno veramente inviato dal Signore. Allora il profeta Anania prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Anania parlò in presenza di tutto il popolo e disse: così parla il Signore. In questo modo io spezzerò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, togliendo dal collo di tutte le nazioni entro lo spazio di due anni. Il profeta Geremia se ne andò. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia, dopo che il profeta Anania ebbe spezzato il giogo, togliendo dal collo del profeta Geremia, e disse: va e dia ad Anania, così parla il Signore. Tu hai spezzato un giogo di legno, ma hai fatto invece di quello un giogo di ferro. Infatti così parla il Signore degli eserciti di Israele: io metto un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni, perché siano sottomesse a Nabucodonosor, re di Babilonia, ed essi saranno soggette, e dico pure gli animali della campagna. Il profeta Geremia disse al profeta Anania: ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato, e tu hai spinto questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò così parla il Signore: io ti caccio dalla faccia della terra, quest'anno morirai, perché hai parlato di ribellione contro il Signore. Il profeta Anania morì quello stesso anno, nel settimo. Capite come vive quest'uomo? Amen, è giusto, perché il vero profeta lo si riconosce quando la sua parola si avvera, no? Dice Deuteronomio 18. E allora, lui diceva: no, viene la Bogotà, vi conquista tutti quanti, vi porta lo sterminio, e tutto sarà distrutto. Allora dice: non c'è niente, entro due anni invece ritornano quelli dalla prigionia, finisce tutto questo discorso, sta dicendo fesserie, no? Ed ecco, come si fa a verificare se uno è un buon profeta o un cattivo profeta? Dopo due anni muore, quanti mesi? Dopo pochi mesi è morto, quanto è morto? Se vai a analizzare te lo dice pure dopo, magari dopo due mesi è morto. Quindi come fai a riconoscere se la parola di Dio è vera? C'era ragione Geremia, sì. Comunque guardate, adesso io ritorno sulla cronologia per cercare di concludere alla fine, però se voi
prenderete lo schema che ho fatto, no? E ci collocate tutti questi eventi, perché avete visto quanto è preciso Geremia? Ti dice in che anno è avvenuto questo, ti dice l'anno in cui è avvenuto e ti accorgi che gliel'ha detto in anticipo da Anania quello che sarebbe successo e ti dice pure quanto ha parlato di questo, quindi ti mette proprio nella storia e tu la vivi questa storia, la partecipi e ti convinci sempre di più che seguire la parola di Dio è qualcosa che è giusto fare perché la parola di Dio è verità. Adesso riguardiamo la cronologia. Joachim, Geremia profetizza la sua distruzione in Gerusalemme che è minacciato di morte. Pensa a sto poraccio, no? Quello va a dire le cose del Signore e minaccia alla fine, dice, ma chi me lo può fare andare a ogni volta a parlare delle cose di te? E dice, purtroppo non le posso fare a meno, anche se mi minacci di morte, mi butti nel pozzo, mi incateni, e c'è un fuoco dentro che io devo parlare, che il Signore me l'ha messo dentro, io ci devo parlare per forza così. E quindi guardate quando glielo dice che Gerusalemme sarà distrutta, il primo anno di Joachim. Allora c'è Joachim che regna 11 anni, poi c'è Joachim per 3 mesi, poi c'è 11 anni di Sedechia, dopo 22 anni e passa, è successa la cosa. Che fede possiamo avere in questa profezia? La massima fede, perché si è verificato esattamente così. Lui ha parlato proprio in questo momento, dicendo come stanno le cose, e la gente non gli ha creduto, anzi, sì, inizialmente qualcuno gli ha creduto. Allora, la prima deportazione in cui Daniele è il terzo anno di Joachim, poi il primo anno di Nabucodonosor, cioè il quarto anno di Joachim, secondo Geremia 25:1, c'è la profezia di Geremia dei 70 anni, ci ritorneremo, una parte l'abbiamo letta dove dice che lo sposo non ci sentirà il canto dello sposo e della sposa, la macina non ci sarà più, eccetera, eccetera. Poi c'è nel quinto anno la proclamazione del digiuno, dopo che Geremia profetizza che Gerusalemme sarebbe stata distrutta, a un certo punto il re decide giustamente, beh, pentiamoci, così almeno le cose vanno meglio, e proclamano un anno di digiuno. Geremia 36:9, c'è tutta la storia di come sono avvenuti questi fatti, si è entrato nella storia completamente. Il sesto anno di Joachim, che è il terzo anno di Nabucodonosor, e così via, tutta la cronologia. Il decimo anno avviene la seconda deportazione del 2023 giudei, l'abbiamo visto. Poi l'undicesimo anno di Joachim, c'è Joachim più Sedechia, l'ottavo anno di Nabucodonosor. È la deportazione di Joachim e più Ezechiele. Quindi in questa deportazione c'è Ezechiele. Dice, ma come hai fatto tu a capire che c'è Ezechiele? Attraverso il libro di Ezechiele ci sono dei riferimenti, mi pare al capitolo 40, versetto 1, dice, questo è l'anno in cui era passato 8 anni dalla mia deportazione, facendo i conteggi arrivi, e lui guarda la precisione con la quale lui dice, sono 8 anni che io sono deportato, e ti porta esattamente a quella deportazione lì. Ma questo che ti dice? Il primo anno di Sedechia è il nono anno di Nabucodonosor, è deportato, poi ucciso di Joachim, è posto sul trono Sedechia. Geremia è il falso profeta Anania. L'abbiamo letto il falso profeta Anania. Quando è avvenuto tutto questo? Il primo anno di Sedechia. Quindi te l'aveva detto in anticipo. Il secondo anno di Sedechia, così via, andiamo avanti. Il nono anno di Sedechia è l'inizio dell'assedio della città, il decimo giorno del decimo mese. Poi il decimo anno di Sedechia è la terza deportazione, l'undicesimo anno, che è il primo di Sedechia, l'abbiamo visto prima, aperta la breccia nella città, la quarta deportazione di 18.000 giudei, continuiamo ancora, la distruzione, il primo anno di distruzione, il ventesimo anno di Nabucodonosor, il secondo e il ventunesimo e così avanti, il quarto anno c'è l'ultima deportazione di 745 giudei, più 10 anni per non fare tutti e ripetere 3, 4, 5, 6, 7 eccetera, aggiungo 10 anni, diventano da 14 a 33, visione della nuova Gerusalemme di Ezechiele. Ezechiele ha una visione, noi parliamo della nuova Gerusalemme nella visione dell'Apocalisse, lui aveva visto la nuova Gerusalemme terrena,
E però Dio poi ci fa capire che la visione non era riferita soltanto al ristabilimento della Gerusalemme terrestre, ma ci fa capire che c'è anche la Gerusalemme celeste, no? Se voi seguite tutte queste cose, sono bellissime da paragonare uno con l'altro. Allora, è dal quindicesimo anno della distruzione, sempre più 10 anni per accorciare il discorso, viene messo in libertà gli orianti dopo 37 anni e 12 mesi, secondo Geremia 52-31. Il 12 mesi e 25 giorni finisce il regno di Nabucodonosor. Qui finisce il regno di Nabucodonosor, qui. Poi inizia il regno di Evil-Merodach, 27esimo anno della distruzione, il secondo anno di Nabucodonosor, fine del regno di Evil-Merodach. Messo il punto interrogativo perché la Bibbia non ce lo consente. Adesso la cattività. Allora, per andare avanti ci dobbiamo fidare della storia che segna 2 anni a Evil-Merodach e la successione del re secondo le cronologie babilonesi, ma non è più onesto dire che la Bibbia fa calare il silenzio sul regno di Giuda come aveva predetto Geremia. In Geremia 25, da 8 a 12. Daniele a Babilonia scruta le scritture di Geremia, quel profeta che per bocca di Dio aveva profetizzato ciò che realmente è avvenuto, e fa questo nel primo anno di Dario, è scritto in Daniele 9.1. Ezechiele è deportato a Babilonia nella seconda deportazione, conta gli anni della sua prigionia e collega le sue profezie ai suoi anni di cattività. Ezechiele 41. Poi c'è Dario il Medo, prende il potere a Babilonia dopo la morte di Baldassare. Daniele continua ad essere esule nel primo anno di Dario, comprende la profezia di Geremia. Daniele 9, da 1 e 2, l'anno prima di Dario, figlio di Assuero. E qui Geremia capisce, leggendo il libro, scusate, Daniele capisce che leggendo il libro di Geremia sarebbero durati 70 anni la sua. Se Daniele va a scrutare le scritture, secondo voi, perché va a scrutare le scritture? Lui sta a Babilonia, Daniele, no? Va a cercare le scritture per capire quanto tempo ci deve rimanere. E se capisce che è 70 anni, poi mi dice perché dopo ne dovrebbe fare 94. Come ci arriva il 94? Vediamo. La profezia di Geremia nel quarto anno di Ioiachim, cioè il primo anno del regno di Nabucodonosor, aveva così profetizzato, e c'è tutta la profezia, per andare a rileggere una parte l'abbiamo già letta, e ti dice che sono 70 anni. La scrittura parla di Baldassare, figlio di Nabucodonosor. Come Daniele aveva profetizzato, la sua morte al regno di Babilonia sarebbe stato diviso tra Medi e Persiani. Morì la stessa notte dell'interpretazione del sogno da parte di Daniele, e gli successe Dario il Medo, la mano che scriveva sul muro. Esatto. Succede, guarda, così ha profetizzato e così succede. Muore immediatamente. Il libro di Daniele racconta che Daniele ebbe una prima visione, non mi dilungo. Ciro il Grande l'abbiamo analizzato sotto l'aspetto dell'archeologia, e come Dio l'aveva chiamato per nome per liberare gli esuli, e così succede. Nel primo anno del suo regno inizia questo editto, ne abbiamo già parlato, quindi lo sorvolo, è riportato, Geremia aveva profetizzato tutte queste cose, Geremia 30, 18, 22, 31, 32, tutto corrisponde, tutto si allinea. Il libro di Ezra ti dice proprio che si realizzano tutte le profezie di Geremia, perché incomincia proprio nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché gli adempisse la parola del Signore per bocca di Geremia, lo dice in diverse parti del suo libro, quello che era il volere di Dio. Il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, al quale per voce e per scritto fece proclamare per tutto il regno questo editto. Adesso vediamo le considerazioni finali. Allora, l'attore di guarda trova la soluzione al problema, cioè come faccio ad andare avanti con questa cronologia che mi manca? E là trova il pensiero, dice, qual è la soluzione al problema? L'attore di guarda dice, dopo aver instaurato il dubbio che la cronologia babilonese è confusa, infatti loro spiegheranno, è tutto confuso perché non si riesce, però non ti dice che la Bibbia non glielo consente di
di fare un conteggio preciso. Supera il problema facendo questa affermazione. Tutti gli storici sono concordi che la data storica della caduta di Babilonia è 539 a.C. E c'hanno tutto un libro, tutta una letteratura. Allora partono da questa data, 539 a.C., e l'abbiamo già fatto questo calcolo. E continua a dire, un anno dopo Ciro emanò un decreto, è 538 quindi. L'anno successivo gli ebrei ritornano in patria, è 537. Così termina i 70 anni di desolazione, che perciò è cominciata nel 537 più 70, 607 a.C. La desolazione. Abbiamo visto che la desolazione non corrisponde, perché la desolazione è 4 anni successivi. Il 607 è la data, dicono il 607 è la data della distruzione di Gerusalemme, la fine della dinastia dei re e la completa desolazione della terra di Giuda. Questo non è vero. Abbiamo visto dalla cronologia. Adesso le osservazioni. Questa deduzione è priva di fondamento per le seguenti ragioni. La completa desolazione del paese avviene con l'ultima deportazione 4 anni dopo la distruzione di Gerusalemme. Anche la fine della dinastia davidica non coincide con la completa desolazione. La profezia di Geremia dice che i popoli serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Ebbene, la prima deportazione durante la quale Daniele ed altri esuli con lui viene portato in cattività risale a 19 o 20 anni prima. È possibile che Dio gli abbia fatto fare 90 anni di esilio? Secondo voi? È possibile? Andiamo avanti, poi ritorniamo un attimo sullo schema. Se 70 anni si fanno partire dalla data dell'ultima deportazione, Daniele e i primi esiliati avrebbero fatto addirittura 94 anni di cattività. Che Dio misericordioso sarebbe stato questo Dio. Di solito quando c'è un residuo, no? Il Dio allevia le pene, no? Le riduce. Invece qui sembra che le moltiplichi secondo la torre di guardia. Ben diverso appare il discorso che identifica la data del 607 avanti Cristo come la data della prima deportazione, che avviene circa un anno prima dell'ascesa al trono di Nabucodonosor. Re di Ciro. Vorrei ritornare. Ancora 5 minuti, vabbè. Sì. Cioè, in quella cronologia che abbiamo fatto, se noi facciamo partire, se il 607 sta qui, se il 607 sta qui, questi della prima deportazione, tra cui Daniele, si sarebbero fatti 11 anni, più altri 11 anni, sono 22 anni in più. Capite qual è l'incongruenza? È possibile che Dio abbia fatto capire a Daniele che cosa volesse dire la profezia di Geremia di 70 anni e poi ne fa fare 90? Che senso ha? Capite come funziona la cosa? Allora, se i 70 anni si fanno partire dalla data dell'ultima deportazione, Daniele e i primi esiliati avrebbero fatto addirittura 94 anni di cattività. Ben diverso appare il discorso che identifica la data del 607 a.C. come la data della prima deportazione, che avviene circa un anno prima dell'ascesa al trono di Nabucodonosor, cioè nel 606 a.C. è quanto 606 meno 70 è 536-537, che è la data del ritorno degli esuli nel secondo anno di Ciro. Infatti è possibile che possa sussistere una disparità di un anno, ma non è possibile che una cronologia storica dalla quale si attinge la data del 539, data della conquista di Babilonia, si neghi la data del 586-587, data della distruzione di Gerusalemme. Non è possibile un errore di 20 anni nell'arco di 70 anni. Cioè, se tu prendi una data, 539, tutti gli storici sono d'accordo, segue una cronologia quella data, alla fine perché poi non me la disconosci la cronologia, no? Perché mi dici che la data di Gerusalemme della distruzione di Gerusalemme è 607 anziché 586-587? La stessa data, 536-537, scusate, è ricavata mediante la cronologia storica, quindi come vale la data del 539 vale la data del 537, no? Non puoi sbagliare di 20 anni nell'arco di 70 anni. C'è infine un'ultima considerazione da fare, guarda, questa è cammina.
Il capo della società che porta al 1914 è stato fatto considerando un anno uguale a 360 giorni, non è vero? È vero? Abbiamo fatto 360 giorni in un anno, sappiamo che non è così, in quanto mancano all'appello 5 giorni ogni anno, 2520 anni, 7 tempi di Daniele per 5 sono 13600 giorni, un giorno ogni 4 anni per l'anno bisestile, cioè 2520 diviso 4 è 630 giorni, vale a dire 13600 più 630 sono 14230 giorni, circa 38 anni in più. La data non cade più nel 1914, ma nel 1952, facendo i conti. E adesso possiamo dire quello che diceva Angelo, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno risa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma soltanto il padre. Amen.